Ciao a tutti, ci siete? Nuova ricetta, oggi risotto con spinaci e filetti di trota salmonata. Vediamo subito gli ingredienti. Riso, trota salmonata, spinaci, un po' di parmigiano, olio, sale, pepe, un brodo fatto con le verdure, scarti di verdure e la lisca del pesce. Prendiamo una padella, mettiamo un filino di olio, la facciamo ben scaldare e qua tosteremo il riso. Il riso è molto importante che venga tostato nel grasso, perché così si forma la pellicina e rilascerà, dopo la fine che mantecheremo, rilascerà il suo amido e farà la mantecatura. Per l'amido formerà questa mantecatura del riso. L'olio è caldo. Adesso il riso è tostato al punto giusto, iniziamo a bagnare. È molto importante che il riso bolla sempre. E il brodo deve essere bollente, il riso bollente. Questo qua è sempre in cottura e a mano si aggiunge il brodo. Adesso, mentre il riso si cucina, noi prepareremo la trota salmonata. Prendiamo dei filetti e li tagliamo pezzetti. Tagliamo in questo modo. Scaldiamo la pentola, un filino di olio e mettiamo i filetti. Minuti di cottura e sono pronti. Intanto che il riso si cucina, prepariamo un po' di prezzemolo e vado a tritarlo finemente. Adesso, circa metà cottura, iniziamo a inserire gli spinaci. Prendiamo, li spezziamo a mano. Siamo quasi pronti, riepiloghiamo. Una padella, un po' di olio, si mette il riso a tostare. Una volta tostato iniziamo a bagnare un poco alla volta, man mano che il riso richiede mettiamo il brodo. Poi a metà cottura inseriamo gli spinaci e alla fine mantecheremo con un po' di olio d'oliva, del prezzemolo e metteremo del parmigiano. Poi sopra lo guarniremo con questi filettini di trota saltati in padella e finiremo il piatto con il prezzemolo. E adesso ci siamo. Il riso è pronto, andiamo alla mantecatura. Aggiungiamo un filino di olio crudo. E adesso inseriamo il formaggio. Un risotto perfetto. Risotto all'onda, lo lasciamo riposare un minuto, esatto. Thank you.
un filino di olio per lucidarlo. Risotto con spinaci e filetti di trota salmonata in padella. Piatto molto semplice da fare e buonissimo. Ciao a tutti! Thank you.